Eccoci, eccoci, benvenuti. Benvenuti fino al primo appuntamento dei mercoledì del Priore. Io mi chiamo Ettore e sono il Priore della Confraternita. Voi non potete vedere perché qui intorno si è creato un bel gruppo di persone che aiutano. C'è Francesco Priore, pure lui si chiama Priore. C'è Rita, ce ne sono altri. Insomma, è un bel gruppettone che ci sta dando una mano per questo primo evento. Che cosa è questo evento? Di cosa parla? Di cosa parleremo? Intanto benvenuti a quelli che si stanno collegando. Avete notato che meraviglia, come mi sono cambiato? Avete visto che bella giacchetta, bella liscia dritta dritta? Avete visto la barbetta tutta a punta? È una cosa un po' anomala, ma insomma meritava per questo primo evento, meritava una condizione un po' particolare, una cosa un po' bella, un po' più bella del solito. Allora, ragazzi, di che cosa faremo? Che cosa sono questi mercoledì del Priore? Sono momenti in cui ci incontriamo per toglierci qualche dubbio, per fare quattro chiacchiere, per raccontarvi un po' di cose, per sentire le vostre opinioni su alcuni argomenti e soprattutto per darvi una mano, per levarvi qualche dubbio. Voi lo sapete, con i sistemi, diciamo, attuali, noi possiamo, abbiamo sia il gruppo, si possono fare domande, abbiamo l'antichissimo forum che quest'anno ha fatto più di 11 anni. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Quindi abbiamo già dei canali di comunicazione, però sono lenti. Questo è molto più snello, molto più veloce. Vi collegate, mi vedete. Ah, a proposito, dovevo chiedere a Ettore, dovevo chiedere una cosa che da tanto tempo che me lo chiedevo, e riguarda il branzino al forno, ovviamente riguarda la pizza. Quindi vediamo un pochino quello che ne verrà fuori parlando. Poi faremo negli appuntamenti successivi. Faremo una serie di argomenti tipo monografie, che ne so, parleremo del lievito madre, la pasta madre, nelle sue accezioni diverse, nelle sue utilizzazioni, pro e contro, modalità di gestione, di avviamento, cioè tutto quello che in qualche modo può essere di aiuto a chi vuole avviarsi al mondo della pasta madre, che è un mondo ricchissimo, pieno di argomenti, pieno di mille diverse sfaccettature e possibilità. Con tutta una serie di talebani di ogni tipo, quelli a favore, contro, ci stanno guerre quasi di religione. Ecco, in tutto questo mondo poi andremo invece a parlare di argomenti un po' più specifici, che possono essere il pane, oppure la pizza in teglia, oppure la pizza napoletana, o ancora più specifici parlando di tecniche particolari, che può essere la biga fatta a mano, o la biga fatta con una macchina, o quale macchina. Parlare delle diverse tipologie di macchine, quale conviene, quale no, quali sono i pregi e i difetti di ogni macchina. Insomma, abbiamo tutto il mondo della lievitazione, che è ricchissimo, è uno dei più belli. Fra l'altro, ragazzi, non vi dimenticate che questo è e resterà un mondo un po' particolare, una piccola oasi, resta una piccola oasi perché è sano. È un mondo in cui noi ci divertiamo a vedere questo lievitato che si gonfia, no? Questo pane, questo lievito, questo impasto che prende forma, si struttura come lo vogliamo noi. Ed è tutta lì la nostra soddisfazione. È ben lontana da mondi molto più cattivi di cui sentiamo parlare spesso in televisione. Quindi, grazie a Dio, ne sentiamo ancora più l'esigenza dopo quello che abbiamo vissuto, i 2 anni di pandemia, anche di più, sono quasi 3 ormai. E poi adesso non parliamo della guerra, lasciamo perdere, è ancora più complesso. Però ne stiamo venendo fuori. E ne stiamo venendo fuori anche grazie a queste passioni sane. Ecco, questa è la cosa positiva. Allora, so che siate arrivando in tanti e so che cominciano a piovere le prime domande. Qui accanto a me c'è Rita. Se lo dico perché siamo pochi, praticamente lei è il capo, e quindi io sono un mero impiegato, sottoposto, uno Io schiavetto sono la rispetto speaker. al capo. Lei poi ufficialmente è stata nominata sin dalla notte dei tempi la speaker della confraternita, e questo chi lo fece è una persona di un'importanza non poca, no, non di secondo piano, diciamo, e fu veramente una persona di cui abbiamo conservato il ricordo che merita, assolutamente. Allora, sentiamo, mi dicono che c'è una prima domanda, vediamo un Allora, po' questa c'è domandina. Andrea. Andrea. Ah, quale Andrea? Andrea Aspetta. Santi del gruppo di Macerata. Andrea, bello, ciao, ciao. Quando è che ci rivediamo a Macerata, mannaggia? Bei ricordi lì, ragazzi. Gran bei ricordi, veramente. A partire dalla location, un personaggio un po' strano, il nostro ospite, però molto carino, molto bello. Fa una domanda ironica. Si chiedono consigli per pizzare d'estate e non morti di caldo.
Non è ironica la domanda, è una bella domanda, molto importante, perché introduce al mondo delle temperature controllate. Allora, amici miei, una delle cose che avrete notato, come tutte le passioni, si parte da ma tanto che ci vuole solo un po' di farina, poi finisce che ti compri una cella da 3.000 euro, un altro impasto di vita, fermabiga, lì le cose pesanti, 7 tipi di forni, impastatrici di ogni genere, che questo è piuttosto più frequente che accada alle famiglie. Una delle cose che sta diventando sempre più importante è la gestione delle temperature, in particolare nel periodo caldo. Perché il caldo sgrana, incide sulla struttura del nostro impasto, soprattutto sulla maglia glutinica, accelera a dismisura le azioni degli enzimi, in particolare della proteasi, e porta a una disgregazione della maglia glutinica. Vi ricordo, per i nuovi arrivati, perché noi poi siamo questa enorme famiglia, ci illudiamo che questa famiglia sia più o meno ferma, in realtà così non è. Abbiamo tantissimi nuovi ingressi, abbiamo circa 100 persone al giorno che si uniscono alla confraternita, è tanta roba. E chiaramente quelli che si uniscono sono più o meno un po' all'oscuro di molte cose che invece col tempo poi abbiamo imparato e abbiamo messo da parte. Ecco, una delle cose che devono sapere anche i nuovi arrivati è che l'azione del caldo è quella di attivare e velocizzare gli enzimi che vanno a disgregare la maglia glutinica che sarebbe quella specie di struttura che tiene in piedi l'impasto. Da una parte trattiene i gas al suo interno, dall'altra invece gli dà proprio quella struttura che la fa, diciamo, salire verso l'alto. Gli enzimi disgregano e riportano quello che il glutine è, una proteina, agli aminoacidi, cioè sostanze più semplici. Chiaramente col caldo questo è più accelerato, risultato può capitare, a me è capitato come un incubo, poi ve ne parlerò, può capitare che l'azione degli enzimi porti alla disgregazione totale della maglia glutinica, al crollo della maglia glutinica. Ed è veramente una delle cose peggiori, perché non si può fare più nulla a quel punto. L'unica cosa che potete fare è friggere l'impasto, che chiaramente non è una soluzione ottimale, è comunque una soluzione buona, ma non quella che volevamo. Quindi cosa bisogna fare? Evitare le temperature estreme. Cosa si intende? Tutto ciò che va sopra i 28-30 gradi andrebbe evitato. 28-30 gradi è il cancello verso il mondo dell'orrore. Da quei gradi in su si entra in un mondo in cui le cose brutte possono accadere e accadono sovente, purtroppo. Quindi tutto quello che ci allontana da questi 28-30 gradi è benedetto. Noi cosa facciamo? Cerchiamo di ridurre l'azione del caldo andando a tenere l'impasto a temperatura controllata, che banalmente è il frigo. Il frigo sta normalmente intorno ai 4 gradi, in casa non è mai 4 gradi, i bambini aprono e chiudono il frigo in continuazione, si sale a 10-12 gradi, però diciamo che tecnicamente dovrebbe essere a 4 gradi. Quando viene messo a 4 gradi tutte le attività rallentano, alcune si fermano, per esempio i lieviti si fermano, quindi lieviti uguale aumento di volume, produzione di gas, si gonfia il nostro impasto, quelli si fermano. Ma rallenta tanto anche l'attività enzimatica. Gli enzimi sono quelli che abbiamo detto vanno ad agire a rompere la maglia glutinica. Quindi quando noi andiamo in frigo entriamo in una zona franca che è bellissima, ragazzi. È una zona bellissima dove noi entriamo e non succede più nulla. Esempio, noi ci prepariamo un impasto a 24 ore perché ci piace il sapore che acquisisce in 24 ore il nostro impasto. Ci piace un po' di maco, ci piace quella leggerezza, quella profumazione caratteristica che ha l'impasto a quella lunghezza di maturazione, e lo mettiamo a temperatura ambiente, 28-30-32 gradi, boom! Ragazzi, l'impasto che troverete sarà qualcosa di appiccicoso, sgranato, brutto, incapace di tenere la struttura, smollato, è la cosa peggiore. Quindi cosa possiamo fare? O troviamo un ambiente a bassa temperatura, che può essere una cantina più o meno costante, oppure in alternativa prendiamo, spariamo in frigo e per tutto il tempo che sarà in frigo noi non avremo attività di nessun tipo. Anche quella enzimatica viene ridotta quasi a zero, molto rallentata. E questo significa che noi potremo sottrarre alle 24 ore tutte le ore che avremo deciso di tenere l'impasto in frigo. Ecco il riassunto finale, la morale. E questo che vuol dire? Che dovremo aumentare il lievito, fare col nostro calcolapizza, inseriremo il numero di ore che passeremo totale, inseriremo il numero di ore all'interno di quel totale che invece passeremo in frigo, quindi per esempio da 24, 18 le passeremo in frigo e 6 le porteremo a temperatura ambiente, inseriremo temperatura ambiente e lui farà il calcolo del lievito che sarà molto alto. Perché?
perché saranno solo 6 ore, ok? Tenere solo 6 ore l'impasto, quindi ridurre la durata della finestra di lievitazione, chiamiamola così, quella in cui la temperatura che si affronta è quella più o meno diciamo bassa, ma non tanto da non attivare i lieviti. Ridurre le ore di lievitazione significa ridurre la possibilità di errore, perché voi provate a immaginare, se io faccio un errore di pochissimo, di microgrammo, ma su 24 ore gli effetti saranno enormi, l'impasto sarà sovralievitato o sottolievitato di parecchio, ma se lo faccio solo di 6 ore la finestra sarà più breve, quindi ci vorrà un errore molto maggiore per portare degli effetti, e questo è un fatto anche positivo. Quindi d'estate, ragazzi, frigo in grande quantità. Frigo che può essere in tutte le sue fasi, biga, voi mettete a temperatura bassa, lo sapete, la biga 18 gradi dovrebbe stare, quindi 17-18 gradi, se potete trovate un fermabiga, oppure una zona a temperatura controllata, oppure farete alcune ore a temperatura ambiente e altre in frigorifero, così con la biga riuscite a bilanciare l'aumento di temperatura. Ok? Tanto frigo, d'estate è l'unica soluzione, va bene? Anche perché il frigo ci porta un altro beneficio. Se voi le ore di temperatura ambiente le fate alla fine, all'inizio vi fate 18 ore di temperatura di frigo, vuol dire che quando tirate fuori l'impasto dal frigo, che ha fatto la lievitazione in massa in frigo, quando lo tirate fuori dovete fare lo staglio. Ed è bello che sia fatto a temperatura fredda, perché l'impasto è molto più gestibile quando è freddo. È più compatto, meno appiccicoso, è più facile da maneggiare, non resta attaccato alle dita, quindi è una cosa molto comoda da fare. Ok? Basta, mi sono dilungato un po' troppo. Andiamo. Allora, c'è Elena Discontin, che era al corso di... Elena, aiutami, Lumignacco, vicino Cesare, vicino a Pescoto. Sì, ok. Ciao Elena. Chiede, posso mettere in frigo la biga subito, dopo un po' dalla formatura? Cioè, fare la gestione rapida sì, normalmente così funziona, ragazzi. La biga si tiene o a temperatura costante bassa, 18 gradi, se avete un fermabiga. Quelli professionali costano un boato di migliaia di euro, non vale la pena. Vi fate una cassettina di quelle, le cantinette, quelle dei frigoriferi, dei pseudo frigoriferi per fare i vini, quelle sono perfette per mettere, costano pochissimo rispetto ai fermabiga professionali e ottengono risultati eccezionali. O vi fate quella, oppure suddividete le ore. A seconda della temperatura ambiente dovrete fare più o meno ore in frigo e le altre a temperatura ambiente. Okay? Se noi abbiamo per dire 30 gradi dovremmo fare solo 3-4 ore a temperatura ambiente, perché il resto lo terremo in frigo. Se invece ne abbiamo 20, allora potremo tenerle quasi tutte a temperatura ambiente e poche ore in frigo, perché invece è poca la parte da compensare. Okay? Sì, comunque la risposta teorica è sì. Quante ore poi dipendono da tabelline, e queste sono tabelline che io affronterei la prossima volta che ci vediamo, se vi fa piacere, parleremo proprio dei preimpasti, in particolare della biga, e vi farò vedere quante ore e con che temperature creeremo una tabellina che potrà essere utile a parecchi, la faremo anche in formato Word scaricabile, quindi sarà comoda per tutti, insomma. C'è un messaggio importantissimo da parte di Valerio Lorenzon: quanto sei bello Ettore. Quanto sono bello Ettore, Valerio, io ti faccio notare questa cosa che mi rende molto orgoglioso, che è la mia barbetta nuova, rispetto a tutti quelli che mi hanno conosciuto prima, che ho la barba più o meno classica, la Giuda Iscariota, invece questa qui è la barba risorgimentale, è una cosa molto seria, l'ho presa di punta. Vai tu, parla libero, okay. Fanno i timidi, non fanno le domande. Va bene, stanno i timidi. Allora, di cosa possiamo parlare come cose? Fondamentalmente di quali sono gli argomenti che andremo ad affrontare in un futuro. Partiremo da argomenti anche piuttosto semplici: quanta idratazione, come si calcola l'idratazione, quale farina scegliere, quale forno consigliare a seconda del tipo, della tipologia di prodotto che dovremmo fare, e quindi andremo a togliere un po' di dubbi alle persone che ne hanno. Per esempio affronteremo anche alcuni prodotti specifici, per esempio faremo vedere la nostra, voi sapete che le vie della pizza sono infinite, quindi fondamentalmente ognuno propone e gestisce la pizza secondo la propria filosofia, le proprie esigenze, anche temporali, lavorative. Quasi nessuno di noi è professionista del settore, quindi noi dobbiamo combattere con gli orari di ufficio e tutto il resto. Però, ragazzi, avremo alcuni prodotti che sono veramente di, diciamo, di alta affidabilità. Quei prodotti di alta affidabilità sono quelli che in realtà ci mettono in condizione di affrontare eventi importanti, tipo la
la festa dei bambini, i compagnucci di classe di mio figlio, di mia figlia, la bambina, che vengono con i genitori, perché poi l'avrete notato, ormai già lo state vivendo, tutti i parenti e gli amici, quando sanno che voi cominciate a fare le pizze, cominciano a trovare vari motivi per presentarsi a casa. E in occasione delle festicciole dei bambini bisogna presentare dei prodotti buoni, non tanto per i bambini che mangiano tutto sotto i tasassi, ma quello che serve di più è per i genitori. Quindi fare bella figura con loro è una cosa a cui, insomma, normalmente uno tiene, ovviamente. Quindi avere un elenco di ricette di alta affidabilità significa avere dei jolly, degli assi nella manica da tirare fuori e garantirsi. E noi avremo modo di proporre, che ne so, la pizza nuvoletta, che è la napoletana che funziona sempre, che ha particolare qualità di risultato, sia come qualità di prodotto, quindi come profumi, sapori, bellezza estetica, alta affidabilità di uscita. Non è mai successo una volta che mi ha cileccato la pizza nuvoletta, quindi quella è veramente una gran cosa. Tra l'altro ormai la conoscono un po' tutti, è un mix fatto con passati di porto e lievito di birra, una lievitazione mista fondamentalmente, che porta risultati eccezionali. E poi ne avremo altre, avremo sulla pizza in teglia alla romana, abbiamo di tutto. Amici, io vi ricordo che una delle cose più belle che io ho fatto nella mia vita non è stato tanto fare alcune ricette, che pure mi hanno dato soddisfazione, ma è stato quello di avere una splendida donna al mio fianco, ecco, ma soprattutto quello di avere messo insieme un gran bel gruppo. Questa cosa di aver convinto la gente a condividere la propria esperienza insieme agli altri ha fatto il concetto antichissimo, ma sempre poco praticato, dell'unione fa la forza. E la fa veramente. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo messo a punto un disciplinare per la pizza in teglia alla romana che nessun altro aveva fatto e nessun altro ha fatto dopo. E guardate che ha già qualche anno. E sapete dove siamo finiti? Noi siamo finiti sul sito delle più grandi aziende dei pastifici, le più grandi aziende, siamo finiti sul sito della cucina italiana, ma non solo, parecchi siti ormai parlano della nostra, del nostro disciplinare della pizza in teglia alla romana come del disciplinare di riferimento. E questa, ragazzi, è una cosa veramente di grande soddisfazione, perché significa aver messo dei paletti, aver fissato delle regole per giocare questa cosa. Sulla base di questo abbiamo elaborato tutta una serie di ricette che, come ho detto prima per la napoletana, devono avere un alto indice di affidabilità. Quindi abbiamo la ricetta dei due priori, che siamo io e il buon Francesco Priori, e che è quella che mette una buona biga all'80% sul totale, ma anche la pala dei forni romani. Ragazzi, la pala dei forni romani è una ricetta strepitosa, perché viene incontro a quella che è una logica che ormai quasi tutti i professionisti cominciano ad avere. Allora, io ho sempre detto che mentre fare, che ne so, un prodotto tipo il Pandoro, farlo a casa, se ti va bene, riesci a fare un prodotto uguale a quello professionale. Parlo del Pandoro, il panettone no, è un'altra cosa, ma il Pandoro non viene meglio di quello industriale. Invece la pizza fatta a noi è molto più buona di quella che normalmente si trova nelle pizzerie. Però nelle pizzerie, ecco, adesso hanno cominciato, anche loro è cresciuta la cultura un po' dappertutto, quindi anche nelle pizzerie professionisti, ce ne sono fior di professionisti, Giancarlo Casa, che abbiamo visto prima affacciarsi alla nostra diretta, è uno di quelli che ha livelli altissimi, quindi figuriamoci, Pinarletto, porca miseria, Maurizio Capodicasa, ma insomma, tutti coloro che orbitano ormai intorno alla confraternita avete cominciato e avete imparato a conoscerli proprio grazie alla nostra attività di, diciamo, di contatti, di creazione di contatti, ecco, sono tutte quelle che hanno sviluppato una particolare cultura nel mondo della pizza. Noi da loro, da tanti di loro, sentiamo dire che l'orientamento ormai più facile da parte del professionista è quello di tenere una biga pronta in frigo, quindi si prepara la biga, la si fa maturare, poi la si mette a temperatura di frigo dove può rimanere per 24 ore circa, anche di più. Con quella biga in frigo si può fare un preimpasto e creare, anzi quello è già un preimpasto, si può creare partendo da quello un impasto in 3 ore. Quindi mi dicevano, la frase era, sai Ettore, non ci sono più quelle pizzerie che facevano gli impasti, sempre di meno quelle che facevano gli impasti 24, 48, 72 ore, alta digeribilità, quelle cose che vedevate in tante insegne per strada, tante pubblicità.
perché tutti quanti ormai si preparano, fanno la biga, quando serve qualcosa tirano fuori la biga, impastano, in 3 ore la pizza è pronta. Capirete che questo è un grandissimo vantaggio. E la nostra pala dei forni romani è proprio quella che ha, diciamo, più si è avvicinata a questa filosofia. Quindi si prende una biga, si crea un impasto e in 3 ore, 2 ore e mezza, 3, si riesce ad andare in forno. Quindi pensate che splendida cosa. Poi, siccome fra un po' andiamo a cena tutti quanti, c'è l'Italia, quindi cominceremo a mangiare qualcosetta, allora chiaramente vi farò vedere un pezzetto di pizza che ho preparato per la serata con gli amici che stanno qua con noi e un condimento un po' particolare che vi mostrerò. Ecco, lì il consiglio che vi do è: scegliete le ricette, ascoltate bene le ricette che vi proponiamo, perché sono tutte ricette super testate, portate a eventi i più disparati. Che ne so, la pizza Nuvoletto l'abbiamo portata alla Pizza Village di Lenola con 5.000 pizze in 3 giorni, ragazzi, 5.000 pizze, cioè una cosa pazzesca. Ma abbiamo fatto eventi e faremo altri eventi, di cui parlerò fra un secondo, di almeno altrettanta importanza numericamente, vedrete che roba bella. Ecco, avere una buona ricetta di base significa poter affrontare un evento di quel tipo senza il timore, con un timore molto ridotto, perché la paura resta sempre, con un timore molto ridotto che le cose possano prendere una brutta piega. Sentiamo. Allora, c'è Luana De Moro, che lei ha fatto il corso in Calabria, non mi ricordo la città, l'ha fatta con Giuseppe e con Sandro. Sandro, Giuseppe. E Luana. Allora, Luana chiede: possiamo parlare della maculatura? Come sì. Fa a venire fuori? Allora, la maculatura sarebbe la maco. Abbiamo un po' accorciato questo nome, anche fa prendendo in prestito il nome di uno squalo, ma fa un bel effetto. Maco, maco, suona bene. È diciamo il sacro graal della pizza, fondamentalmente, è una di quelle cose che tutti ricercano e pochi riescono a raggiungere. Come si ottiene? Allora, ti dico il riassunto brevissimo: con lunghe maturazioni, quindi devi andare su impasti 48-72 ore, farine non troppo forti, impasti maturati bene, gestiti bene e altissime temperature. L'unione di queste due cose, lunghe maturazioni e alte temperature, porta fatalmente verso una maco. Allora però attenta, perché vedrai, scoprirai, ne parleremo un giorno quando faremo questa diciamo puntata un po' dedicata alle maturazioni, alla maco, che non è un solo tipo di maco che esiste, ne esistono diverse a seconda delle condizioni. Per esempio, c'è una maco brutta, che io vi auguro di non avere mai, che è la maco da cilecca del lievito che usate nel vostro impasto. Se voi usate, voi avete visto col calcolo la pizza, andiamo ormai sui quantitativi di lievito ridotti al minimo e si corre il rischio, con un piccole differenze, di andare verso la sottolievitazione, quindi addirittura avere un impasto non pronto. Ecco, se andate a infornare un impasto in cui il lievito non ha funzionato perché magari era scaduto o altro, vi ritrovate di fronte a una pizza bassa, molto chiara, bianca e con delle maco molto evidenti, magari anche piuttosto grosse, addirittura come un polpastrello, quindi parliamo di roba grossa, e quelle sono maco che ti danno il senso immediato. Poi magari la prossima volta vi farò vedere anche degli esempi, in modo che avrete alle mie spalle, vedrete delle foto di maco con il lievito che è andato male. E poi ce ne sono altre. La maco, diciamo quella più che a me piace di più, è quella su sfondo bianco e un po' a rilievo, c'è cioè una sorta di cupoletta che si forma, una bollicina bruciacchiatella, che a me piace tantissimo. Ma ce ne sono altre di grandissima dignità. La maco di Michele, per esempio, è un altro tipo di maco. Ha una forma ancora più piccola di quella classica, molto minuta, molto fitta, ed è figlia della temperatura esasperatissima a cui cuoce Michele. Michele cuoce a 550 e più gradi, quindi quando arriva a quelle temperature, chiaramente la reazione che ha l'impasto nel forno è molto particolare. In più poi lui usa delle tecniche un po' particolari che, diciamo, enfatizzano questo risultato, e voi avete una maco estremamente piccola, estremamente diffusa. C'era, come si chiamava quello di quel pizzaiolo che vive a Londra? Giacomo Guido. Ecco, Giacomo Guido, che fa quel tipo di maco. Noi pure l'abbiamo fatta, l'abbiamo realizzata proprio a Lenola, portammo per un disguido in realtà, portammo il forno a una temperatura esasperata, ci distraemmo un po', il forno andò a 1000. Quando infornammo uscì una pizza di quelle memorabili, proprio bella, 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 da paura, come mai più
è stata ed è quella da Marco più vicina a Michele, diciamo, come risultato. Quindi di Marco ce n'è tante. Ricordatevi che fondamentalmente è lunghe lievitazioni o maturazioni e soprattutto grandi temperature, alte temperature. Vai con la domanda. Allora, ho Alessandra Ambrogioni. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Allora, chiede, non ho la resistenza. Dice, non ho la resistenza inferiore nel forno, posso dire addio alla pizza romana, alla romana? La focaccia del Priore mi viene molto bene se la cuocio sulla refrattaria, ma la teglia romana mi sa che non mi verrà mai senza resistenza inferiore, è una mia idea? Allora, se tu per focaccia del Priore intendi la pala del Priore, allora se riesci a fare quella ti riuscirai alla grande a fare anche la pizza in teglia. Una cosa che ti consiglio caldamente è di prendere, procurarti una pietra che si chiama Vulcan, che sta surclassando gli altri tipi di pietre un po' in mercato attualmente e porta dei risultati di particolare pregio e qualità. Carica il calore, lo distribuisce e lo spara al momento opportuno nel migliore dei modi. Fai una gran pizza in teglia alla romana anche con un forno di casa, anzi nasce proprio per il forno di casa, quindi lo scopo è quello. Mi inserisco nella domanda, visto che lei ha il problema con la resistenza inferiore, se mette la pietra, no? E cuoce solo con quella superiore, ci riesce lo stesso senza teglia magari, la fa pala, no? Allora, sai come devi fare? Sbaglio? Tu ti devi procurare un fondo da caricare di calore attraverso la resistenza superiore. Quindi tu prenderai per esempio un biscotto, il biscotto di Casapulla, quello super famoso che è un altro nostro orgoglio, bello carico, 3 cm, lo metti sotto il grill, spari a manetta il grill e aspetti che piano piano il biscotto di Casapulla si sovraccarichi di calore, ci metterà una mezz'oretta. Una volta che si è caricato bene di calore, tu tiri fuori, apri il forno, tiri fuori diciamo il binarietto e poi inforni sul biscotto e richiudi. Il calore accumulato dal biscotto verrà rilasciato e cuocerà la pizza alla perfezione senza bisogno che sotto ci sia la griglia, cioè accesa la resistenza inferiore. Quindi tu potrai farcela benissimo senza problemi. Allora, sempre Andrea di Macerata, perché parlavi prima della pala dei forni romani, dice la pala dei forni romani è fantastica, è oramai la mia ricetta di riferimento per la teglia. Ho un'altra domanda, con alcune farine molto forti, biga più impasto a 3 ore, mi è risultata molto tenace. Ti è mai capitato? Allora, mi è capitato piuttosto raramente, quindi devono essere proprio farine pesantissime, tipo 400, 360, 400, quella roba lì chiaramente risulta un po' tenera, un po' gommosetta. Cosa che normalmente non accade nella pizza in teglia perché la cottura lunga da 6 a 12 minuti porta comunque un abbattimento dell'effetto gomma, quindi diciamo che se accade, accade perché la farina era davvero troppo forte. Apro una breve parentesi per dirti, caro Andrea, che tu, visto che hai fatto il corso, sei uno dei pochi fortunati che potrà acquistare la farina dei due priori. Allora, la farina dei due priori è una V280/300, è un po' a cavallo, sai che c'è un piccolo range, e quello è diciamo nel nostro caso. Però è una super farina, perché solo grani italiani, macinati a pietra, col germe di grano, mancano solo le 7 vergini notte, una piena, bla bla bla. È anche una tipo 1. Quindi ha azzerato tutte le fastidiose diciamo conseguenze del picco glicemico delle farine per avere poi in effetti una farina di alta qualità e di ottima consistenza. Questo tipo di farina ha un assorbimento strepitoso. Più tardi ti faremo vedere la pizza che abbiamo fatto dei forni romani con questa l'abbiamo fatta ieri. Con questa farina, e quindi vedrai la qualità di questo prodotto, ti faremo anche notare quanto poco sia gommoso e quanto poco sia resistente, quanto friabile invece possa diventare. Lui aveva usato una 360. 360 è un po' più forte, deve essere stata qualcosa tipo la gialla di antica memoria superata, diciamo così. Ecco. Allora, vado. Sì. Giuseppe Ferrara. Ciao Giuseppe. Allora, Ettore, ti chiedo l'alveolatura grossa della pizza in teglia. Allora, l'alveolatura grossa della pizza in teglia deve andare verso la biga. Il preimpasto biga, dei tanti preimpasti possibili, è quello che più sviluppa l'alveolatura maggiorata. Per mia
secondo me anche qui ci sono più, diciamo, strade che portano allo stesso risultato. Per mia tecnica io preferisco avere farine di buona forza, ma soprattutto non troppo forti, ma soprattutto molto incordate. Per esempio nella pizza alla pala dei forni romani io faccio lo staglio, dopo lascio fermo, dopo averlo incordato bene nella nostra macchina, faccio lo staglio e poi faccio una prima formatura con una serie di pieghe. Lo lascio fermo 10 minuti, una seconda e a volte addirittura una terza formatura, con pirlatura finale. Chiaramente il risultato è un panetto super strozzato, forte, teso, incavolato, che mantiene la sua curvatura, che è il sintomo della struttura ancora ben formata, per molte ore, ma per quelle 2-3 ore che sta in lievitazione è perfetto. Con quella strada io ottengo belle alveolature, che vedrai tu verso la fine, fra un quarto d'ora circa, vedrai che bei risultati, che belle soddisfazioni ci può dare. Quelle sono, diciamo, le formature migliori. Molto dipende comunque dalla manualità. Tanta gente fa lo stesso impasto, lo stendo io, c'è un risultato, lo stendo un altro e ce n'è un altro. Non necessariamente migliore o peggiore, ma sono un po' diverse a seconda della manualità. Quindi dipende. Poi ci sono delle tecniche che vedrete, di stesura, ve le mostreremo, delle tecniche di stesura che enfatizzano l'alveolatura. Faccio un esempio banale, c'è la stesura fatta con l'olio, che in molti corsi ho mostrato, dove si riesce a fare una stesura così fitta, così stretta, così accostata, con, diciamo, pressioni, digitopressioni molto ravvicinate, che portano un grosso risultato da un punto di vista... Io mi ricordo una volta a Treviso e una volta a San Severo uscirono delle alveolature pazzesche con questa ricetta e con questo tipo di stesura particolare. Quindi non sempre poi è garantita, però fondamentalmente la strada è quella. Volevo raccogliere un attimo un argomento, tirare su un po' come un coniglio dal cilindro, perché sta per avvicinarsi una cosa molto bella, amici miei, anzi cari confratelli, una cosa molto bella che ho veramente l'orgoglio di presentare. Allora, come vi dicevo prima, e lo sapete benissimo, avete vissuto insieme a noi, c'è stato questo problema del Covid, della pandemia, che ha veramente condizionato la vita di tutti, tutti, tutti noi abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto avventure, disavventure, ci è costato, ci ha portato disagi e anche delle conseguenze umorali, mettiamolo sotto questo profilo. Il lavoro, perché ragazzi, guardate che è cambiata la gente, vi ricordate c'era uno slogan, ne usciremo migliori, no, non ne siamo usciti migliori, diciamo la verità, siamo usciti più nervosi, più aggressivi, più arrabbiati. Il lavoro dei nostri amici che fanno l'attività di moderatori sui gruppi, sui forum, è cresciuto a dismisura, è diventato davvero critico. Ma tutto questo però l'ho detto perché c'è stata una categoria di italiani che veramente ha fatto qualcosa di memorabile, e sono medici e paramedici. Tutti, medici e paramedici, hanno fatto operazioni che io non avrei mai sognato, un po' pessimisticamente, ma il nostro popolo si è dimostrato non sempre all'altezza della situazione, dell'evento. Qui invece siamo stati veramente un popolo da prendere come esempio. E allora noi abbiamo pensato, d'accordo con varie strutture, abbiamo pensato di organizzare una giornata di gratitudine, di ringraziamento nei confronti dei medici e dei paramedici. Come la possiamo fare? L'unico modo che abbiamo noi è quello di offrire il nostro omaggio, quindi la nostra pizza, alle persone che più ci sono state vicine, ci hanno aiutato, si sono ammazzate di lavoro, hanno fatto sacrifici che nessuno poteva immaginare. Cioè, vi ricordate le foto di quelle infermiere addormentate sulla tastiera o quegli altri che crollavano con i segni rossi sul viso per le mascherine portate per un numero pazzesco di giorni, uno dopo l'altro, notti saltate, anche il numero di morti che hanno dovuto affrontare queste persone, sopportare queste persone. Quindi veramente un qualcosa che mi ha inorgoglito e anche commosso, ve lo dico proprio in tutta franchezza. E siccome noi purtroppo, ecco, in questo ci siamo confermati un po' cialtroni, una volta passato il momento critico, tutte le gratitudini sono andate a farsi benedire e questi poveri ragazzi sono rimasti un po' trascurati, non hanno avuto niente dalla politica che aveva tanto promesso, premi, altre cose, e non ha fatto niente. E quindi io ho pensato che almeno noi,
confraternita della pizza, potessimo offrire nel nostro piccolo, certamente una cosa piccola, ma ci auguriamo che di essere presi a esempio e essere poi imitati da tante altre persone. Quindi noi il 20 di giugno, che è Sant'Ettore, auguri a tutti i Tettore quando sarà l'occasione, faremo questo evento al Policlinico di Tor Vergata, che è un'università di Roma, è il terzo polo universitario, quindi è una cosa molto importante di cui abbiamo il piacere di aver avuto questa apertura delle porte e considerazione della nostra attività, e faremo, io credo, intorno a 2000-3000 pizze. Ragazzi, 2000-3000 pezzi di pizza, ovviamente. Faremo le teglie, le pale, faremo tutto quello che riusciremo a fare. Ci sarà un grosso team che sarà messo in azione, sarà posto in azione, io, Francesco, Rita e tanti altri che si metteranno insieme a noi, lo stesso Valerio, Marianna e tutti quelli che ci sono al nostro fianco, ce ne sono tanti che si stanno aggiungendo. Ecco, questa è una di quelle cose di cui siamo veramente orgogliosi. Mi dispiace che non vi posso invitare, perché ovviamente potete immaginare è riservato a questi nostri amici a cui è dedicata, e quindi saremmo stati felicissimi di potervi ospitare e mostrarvi la nostra albero. Ma visto che faremo questo, probabilmente faremo qualcos'altro e cercheremo di tenerci aperti all'arrivo anche di tutti gli altri. Quindi, ragazzi, facciamo cose belle, continuiamo a farle e continuiamo. C'è Vincenzo che è sempre presente quando facciamo queste cose. Il lavoro ci allontana sempre dal divertimento, quindi anche Vincenzo lo vediamo poco. Ma quando si avviano questi eventi, Vincenzo diventa il nostro portabandiera, perché è l'unico sempre presente, sempre attivo, sempre entusiasta di queste attività. Ok. Sono abbastanza tranquilli, ti salutano, ti mandano tanti baci. C'è Rosario che dice che sei magrissimo, no, tutte cose, ma che bello. Rosario dei Forni. Ah, Rosario, oh, bello. Come sono magrissimo, questa cosa mi pare una cosa. Vabbè, comunque grazie. Sandro, siete fantastici, Nicola. Grazie. Dopo da un saluto in questo evento, vi ricordo, in questo evento, questa sera, per chiamiamola puntata, questo primo mercoledì, non faremo niente, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata, vi mostrerò una pizza, vi farò vedere un condimento un po' particolare. Se hanno qualche altra domanda. Dopodiché, amici miei, vedrete che insomma, saranno i prossimi. Con i prossimi volevo dirvi anche, Rita organizzerà una forma di consultazione che potrebbe essere un sondaggio, vedremo, per decidere tutti insieme quali possano essere gli argomenti da trattare nei prossimi appuntamenti. Va bene, allora noi adesso avviamo la gestione della pizza, e in preparazione di questa gestione vi dico come è stata preparata, così vi rendete un po' conto. Allora, la pizza alla pala dei Forni Romani nasce da una ricetta che ho messo a punto con estrema fatica, ve lo dico proprio con estrema fatica, perché io ho fatto perlomeno 20 o 30 prove quotidiane di pizza, mi smaltivo quantitativi di pizza che non erano perfette ancora, ne venivano suddivisi fra parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, c'era di tutto. C'era un vicino di casa nostra molto simpatico, il mio vicino è differente, se ne andava sempre con le pizze, se ne andava a casa. Ecco, quella è stata una pizza che mi ha dato particolare orgoglio, perché fu messa a punto con una serie di eventi in cui io condividevo questo risultato con un gruppetto di persone, e con loro stabilivamo se ci fosse bisogno di fare ancora aggiustamenti o se eravamo vicini alla meta, e siamo riusciti a portarla a punto. E come vi dicevo prima, è una cosa figa, perché ha una sorta di biga preimpasto da preparare il giorno prima, dopodiché voi la tenete pronta lì. Quando avete a tre ore di distanza dall'evento, voi prendete, sparate questa biga, impastate, fate lievitare, in 2 ore e mezza, 3 chiudete tutto. È un tempo per noi pizzaioli veramente quasi magico, perché insomma meno non è possibile. Anche la famosa pala del priore, anche quella sta sulle 3 ore, meno realmente non è possibile fare. Bevo un secondo, ma quindi, fatta la biga, si impasta e si porta all'idratazione desiderata, che è il 75%. Sia la biga che la farina di chiusura, poi, perché la biga viene fatta intorno al 55% rispetto
al totale farina. Quindi farina biga, per dire 55, farina totale 100, va aggiunto alla parte finale di farina. Tutte e due ho fatto verifiche con la farina dei due priori, viene una cosa formidabile, buona, profumatissima, veramente una qualità. Non è disponibile ancora in vendita, so che molti me lo stanno chiedendo. Perché non è disponibile? Perché il nostro webmaster, poverino, sta impazzendo, ha fatto una cappella iniziale perché noi vogliamo riservare questa farina, partiamo dalla premessa, esclusivamente a chi ha i numeri per farla, per usarla bene, perché è una farina un po' particolare, ha profumi, qualità e sapori incredibili, ma se usata male ovviamente non dà quel risultato che dovrebbe dare. Quindi noi, sapendo che abbiamo tutti coloro che hanno fatto i corsi con noi, che hanno una buona preparazione di partenza e hanno le condizioni per poter lavorare bene, abbiamo deciso di riservare questa farina esclusivamente a coloro che hanno fatto i corsi con noi. Quindi tutti quelli che ancora non hanno fatto corsi con noi, purtroppo al momento non le possono provare. Però per fare questa, diciamo, contrazione e selezione delle persone che possono acquistarle, il nostro webmaster è impazzito. Ha speso non so quante centinaia di euro per procurarsi tutti i materiali necessari per fare l'operazione sul nostro un piccolo punto vendita, dopodiché non ci è riuscito, quindi ha buttato i soldi e ha paralizzato il sito di vendita, il nostro store, incazzandosi come una bici. Ha detto cose molto, molto innovative, confesso che alcune manco le sapevo, ha detto cose molto importanti. Però ecco, a breve dovremmo riuscire, ormai c'è una bella etichetta, abbiamo fatto tutto, abbiamo messo tutte le informazioni, abbiamo creato tutto quello che si poteva fare. Veramente, credetemi, e tutto quello che di bello si può chiedere a una farina sta lì. Pensate, solo grani italiani, tipo 1, però non è pesante perché abbiamo usato solo crusche leggere, quelle più vicine alla parte interiore, all'entosperma, quindi abbiamo lasciato le crusche dure. La farina è insolitamente chiara per essere una tipo 1 ed è leggera, sale, fa belle pizze pur essendo una tipo 1, però resta salutare perché il contenuto in crusche quello è ed è positivo, macinato a pietra e contiene il germe di grano. Veramente non si può chiedere di più, solo grani italiani. Voi sapete questo periodo quanto è particolare per il grano, no? Ci sono rincari fino al 50% e oltre, quindi immaginate che roba è. Siamo riusciti anche a contenerne il prezzo un valore molto molto accessibile, molto piacevole, molto vi sorprenderà, ecco. Però dovete avere la bontà di attendere che il nostro webmaster ci dia il via, speriamo che in queste, se non dovesse riuscire, lo faremo manualmente, almeno per le prime faremo una serie di mail e vedremo come gestire questa cosa dei corsi, va bene? Quindi questa pizza è stata fatta, questa pala dei forni romani è stata fatta con la farina dei due priori, 280, 300, vi ricordate? Ora, questa farina, oltre a un profumo pazzesco, ha anche una capacità di sollevarsi malgrado la presenza di crusche che appesantiscono l'impasto. Ho fatto anche una tecnica di stesura un po' particolare, quella a canotto viene chiamata, quella a grossi tubolare, come messa una dei tubi una accanto all'altra, e hanno un effetto di enfatizzare il punto basso rispetto a quello alto, quindi voi avrete anche il senso della lievitazione che ha subito, l'alveolatura che si è formata, quindi tutto quello che di bello poteva accadere. Questo tipo di stesura l'ho inventato partendo da quello che era un sito, mi pare fosse di un egiziano, che creava queste sue pizze, ma io non ho mai visto una bestia così veloce, in 3 secondi ta, 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 faceva tutte queste forme a scacchiero, a tubi, a spirale, faceva delle forme pazzesche, faceva un altro prodotto, in realtà non era una vera pizza, era pane che facevano loro, però mi ha affascinato vederlo, quindi poi ho provato a riportare la nostra pizza, ha funzionato, devo dire, con risultati molto belli, e riusciremo a fare anche dei condimenti, si presta a fare un condimento un po' più ricercato rispetto a quello tradizionale, pomodoro e mozzarella, per intanto, che resta comunque una cosa sacra e intoccabile, però ecco, andare anche un po' avanti, però offrirsi qualcosa di diverso, obiettivamente male non è. Maurizio Pascazio, che proprio per la pala dei forni romani chiede
ti ricordi la ricetta prevede i licoli? Sì. Ecco, lui può sostituire i licoli con il lievito di birra fresco e ha detto come si regola, in che quantità? Allora, Maurizio, guarda bene il sito sul forum dove è riportata questa e troverai che nella stessa prima pagina c'è un inizio in cui parte con la presenza dei licoli. Poi in realtà il licoli io l'ho soppresso. Nella seconda ricetta, che è scritta addirittura in rosso proprio per renderla più evidente, ho fatto delle modifiche inserendo per esempio molto malto. Ecco, una cosa che ho notato, la pizza che vedrete fra poco non ha una coloritura ancora ottimale. Secondo me la qualità di malto qui andava un po' aumentata per dare quella brunitura uniforme che in questo caso è stata solo parziale, non manca, non è brutto, è proprio una cosa cattiva. Però a me piace un pochino più colorata, e quindi, anzi colorita. Colorita. E quindi avremo avuto, la prossima che faremo, aggiungeremo un po' di malto in più. E se fate la ricerca alla pizza alla pala dei forni romani sul nostro forum trovate di tutto, forse anche sul gruppo, l'abbiamo già anche riportata. Non lo so. Quindi abbiamo creato, messo a punto questo risultato che parte appunto dalla biga. Quindi ragazzi, la cosa positiva è questa: noi facciamo la biga, mettiamo via, quando rientriamo il pomeriggio presto per la sera possiamo preparare sicuramente la nostra bella pizza. 3 ore e ci riusciamo senza problemi. Capite bene che questo dà la stura a risultati strepitosi nell'arco di poche ore. E la cosa più bella, questo vale anche per chi mi chiedeva prima l'alveolatura, e che con questo tipo di ricetta il risultato di incordatura è strepitoso. Quando voi andate in lievitazione vedete che all'interno dei contenitori che sono stati messi nella cella di lievitazione a 28 gradi eccetera, trasparenti, voi vedete la curva che fa la cupola dell'impasto, e quello è il sintomo migliore della perfetta lievitazione del prodotto. Adesso io con l'aiuto di Francesco tiro fuori questo impasto, e si è un po' bruciato. No, vabbè, era altro il fuoco. Mi serve il tagliere. E un coltello, adesso arriva quello, ce lo siamo un po' bruciati, siamo a questa. Allora. Il bello della diretta, si diceva un tempo. Sì, per poco non sviene Francesco. Allora, raga, qual è l'idea che ha, diciamo, informato questa pizza? Che noi partiamo da una pizza, intanto ve la presento, vedete com'è fatta? Vedete? Aspetta. Vedete la parte tubolare? È comprensibile? Si riconosce? Non tanto. Sì? Ok. Ok. Abbiamo una terza mano che ci aiuta. Vedete, questi sono i tubolari. E tutto questo è una leggerezza scandalosa. Questi sono i tubolari che ci mettono in condizione di fare una pizza un po' particolare. Allora scegliamo questo come tubolare, questo ancora più bello, il tubolare, lo isoliamo dagli altri per capire che sorta di risultato si possa ottenere. Vi mostro, questo ce lo conserviamo, vi mostro come può essere la sezione di uno di questi tubi. Sentite che bel rumore, è un rumore carino questo, è un rumore che fa sognare, fa evocare un morso di quelli proprio goduriosi alla nostra bella amata pizza. E vedete che roba viene. Allora, guardate ragazzi, guarda se si vede bene. È carina, eh? Ecco, questa è l'alveolatura che viene regalata in parte per effetto della biga, quindi la ricetta basata sulla biga, e in parte per la tipologia di stesura. Questa tipologia a tubo è qualcosa che veramente offre delle grandissime soddisfazioni. Allora, cosa ne vogliamo fare? Come ce la vogliamo giocare? Immaginiamo di avere non la solita, diciamo, il solito manipolo di affamati classico che abbiamo nelle case, che si rubano tutto in 3 secondi e ci hanno manco il tempo di fare le foto, ma immaginiamo di avere un gruppetto di persone chic e per bene che vogliono godersi una serata con qualcosa di buono e di particolarmente godurioso. Non e offriamo noi cavalletti. E quindi offriamo loro una pizza particolarmente buona. Tiè, vedete che
così la vedete bene, diciamo. Com'è? Caruccia, vero? Questa è un'alveolatura che si riesce a ottenere con questa pizza, di soddisfazione, dico la verità. Ancora oggi, che ne ho fatte tante di queste, ancora oggi vedere che esce una cosa così da soddisfazione. Allora, che ho pensato? Facciamo un bella, come questa è profumata ed è croccantina, abbiamo sentito, no? Cosa facciamo? Dobbiamo far, vedete come si abbassa, vabbè. Dobbiamo unire a questa pizza un qualcosa che ha un profumo pazzesco, un qualcosa che possa dare un boato ancora maggiore di profumo, una esagerazione di profumazione, qualcosa che veramente la faccia diventare. E allora che mi sono inventato? Il piccolo romano che in me, che giaceva in me, si è svegliato. Che mi sono inventato? Mi sono inventato una mousse. Che carina, vedete la mousse? Vedete che carina mousse. Questa è la mousse, si può fare nel sifone, si può fare con le... Io mi sto giocando, in questo periodo sto giocando col sifone, mi diverto moltissimo. Mangio panna e tutti i tipi. E qui invece ho fatto una mousse a base di gorgonzola. Guardate che cosa viene, ragazzi. Guardate che cosa viene. Mousse a gorgonzola. Voi direte, ma il gorgonzola non è un po'... No, perché questa mousse, poi vi darò le ricette precise, è molto delicata, ha un gusto veramente particolarissimo, che merita poi di essere completato con effetti ancora meglio. Mi devi prendere anche un po' il pepe, se non ti dispiace. Allora, qui ho una dadolata di pere che è stata passata nello zucchero ed è stata fatta un po' caramellare. Quindi facciamoci la nostra dadolata di pere. Mettiamo qui, guardate che carina che viene, pere caramellate, quindi sono, diciamo, enfatizzazione del concetto dell'agrodolce, e le possiamo già preparare qui. Abbiamo il piattino e ce lo prepariamo. Uno e due pere caramellate, guardate che carina. Poi cosa possiamo inventarci oltre alle pere caramellate? Possiamo inventarci col gorgonzola, la noce è un classico sempiterno, vorrei dire. Ed eccolo qua, un bel griglio di noce, uno messo a testa in su e l'altro a pancia in su. Ed ecco le nostre belle, guarda come sono carine, mettiamo un po' storte per dare un effetto un po' più, Allora, via anche le noci, chiaramente non hanno tutte lo stesso impatto. L'impatto dato da un agrodolce con pere e gorgonzola è notoriamente un po' più intenso di quello con la noce, che è un po' più rustico e più delicato. Ma se volete aggiungere delicatezza e arrivare proprio a un livello massimo, vi consiglio delle rondelle di olive, eccole, che possono avere poi l'effetto di dare un risultato ancora più gentile quando si andrà poi al morso. Magari lo offrite a una signorina caruccia. Guardate che bella cavernotta che sta qua sotto. Non so se voi riuscite a dare un'occhiata, ma la caverna è veramente notevole, molto carina. Allora, quando abbiamo fatto questo, poi ci vuole un tocco finale. Quando sono queste cose, ragazzi, il consiglio è: fate tutto ciò che possa servire per enfatizzare la tridimensionalità del prodotto. Quindi cosa? Uno, una bella spolveratina di pepe, e non cercate di fare una ricerca un po' su questi prodotti. Cioè, io uso, che adoro, il pepe bianco del Penja. Il Penja è il Camerun, in realtà. L'hanno scoperto, fra virgolette, l'hanno sfruttato meglio, per primi i francesi, e l'hanno chiamato Penja. Ma Penja un po' è una delle cose più buone al mondo, è come andare a finire su una sorta di Ferrari del pepe, non... una volta che lo provate non cambiate più, perché è veramente strepitoso, ha un profumo, un'esaltazione pazzesca. Ma anche questo non basta per dare poi il tocco finale, che per me rimane sempre, diciamo, questa operazioncina con, vedete? Un tocco di glassa balsamica porta comunque un risultato strepitoso. Io adesso faccio una foto di questo prodotto, faremo una serie di foto, ve le manderemo,
le metteremo in calce alla diretta in modo che avrete qualche risultato anche più visivo. Intanto, se volete fare un bel fermo immagine, guardate che bella foto questa qui, è delizioso ragazzi, è veramente bellissima. L'avvicino, la vedete bene così? Non la inclino di più perché ho paura che di scodellarla sul bacco. Allora, nel frattempo c'è già chi se l'è prenotata, quindi va in buona direzione. Ragazzi, io voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato perché la confraternita diventasse quella che è una cosa di cui io sono molto orgoglioso. In testa a tutti ci sono Chiara e Dani, che sono, come dire, l'anima nobile di questa nostra famiglia. Sono sempre al nostro fianco, sempre presenti, sempre disponibili, sempre generose, sempre utili. Si lanciano nell'aiuto nei confronti di chiunque e tutti. Questa è una cosa, ragazzi, che non è uguale, perché lo spirito della confraternita alla fine quello è la capacità di unirsi per aiutare le persone a crescere tutti insieme. Trovare gente come Dani e Chiara che fanno questo lavoro da tanti anni e hanno ancora l'entusiasmo è qualcosa di tanto raro quanto prezioso. Quindi grazie ancora a loro, ma grazie anche a tutti quelli che si sono uniti più di recente, ai nostri nuovi moderatori, che sono tantissimi. Ma a parte i moderatori, voglio ringraziare Cesare, perché Cesare Canova, Cesare Uddi, lo conoscono molti, viene da Udine ed è quello che ha fatto le nostre belle pale, no? Ha utilizzato le nostre pale e ha creato dei prodotti praticamente copiati da tutti, imitati da tutti, e sono delle cose spettacolari. Ma oltre a quello è stato anche lui sempre con lo spirito giusto al nostro fianco, e tante volte abbiamo avuto esempi di persone che non hanno avuto questa stessa, diciamo, eleganza e questo stesso attestamento corretto. Nel frattempo stanno rubando e mangiandosi le nostre pare, quelle che vi ho condito sotto gli occhi. Vi sono piaciute? Sono state belle? Particolari, vero? Ti saluta Andrea Schivo. Oh, Andrea, bello! Che piacere! Quanta voglia ho di rivederti! Ogni tanto penso a te, però so che ognuno fa una vita complicata e prima o poi però troveremo il modo per rivederci, va bene? Cesare è una bomba, Andrea. Sì, Cesare è una bomba. Anche Andrea è una bomba, ragazzi. Posso... Allora, siamo in chiusura, in addirittura d'arrivo, stanno dando a calci, stanno prendendo a calci la nostra telecamera, perché giustamente è ora di chiudere, di salutarci. Ok, allora, Valerio, Rosanna, Luana, Giuseppe, Renata, Alessandra, Elena, Sandra, Andrea, Rosario, Orietta, Francesco, Giuseppe, Alessandra, Sandro, aspetta, Andrea, Luigi, Irene, Elisabetta, Maria Luisa, Elena, Nicola, Sandro, Alessandro, Elena ancora, Maurizio, Andrea Schivo ti ho nominato, Irene, Mariella, chi dimentico, Emanuela. Ah, Emanuela ha detto dopo se insegniamo a fare la stesura di questo tubolare sicuramente, certo. Mariella Gaglione, Sandro Gori, Sandrone, Sandro bello, un bacione, Francesca Annunziata, chi dimentico, Mariella l'ho detta, Marzia, Elisabetta Ferrati, Rita Lampugnani. Ragazzi, un bacio a tutti pure da parte mia, grazie, passate una bella serata, ci vediamo fra una settimana. Nel frattempo ricordatevi che Rita vi metterà a disposizione uno strumento per vedere quale sarà l'argomento che tratteremo il prossimo mercoledì. Sarà sempre molto informale, l'avete visto, cercheremo di essere un po' più di sostanza, meno chiacchiere e più attività. Va bene? Un bacione a tutti, buona serata e forza Italia, che mo stasera ci sta la partita, non ve ne scordate. Ciao!